La nuova carrozzeria Sturla vi aspetta con una nuova gestione. Carro attrezzi gratuito, garanzia a vita. Via al torrente Sturla, 9 Rosso. 1-0 con il gol dell'ex il 22 febbraio 2009. Partita non facile per gli uomini di Mazzarri, ma dopo un'ora di gioco Cassano inventa, smarcando l'attaccante toscano. Pazzini stoppa e insacca con potenza di destro. Il 30 settembre 2007, 3-0 il risultato finale, ma la vittoria della Samp è ben più sofferta di quanto non dica il punteggio. Un'ottima Atalanta, dopo il vantaggio lampo di Claudio Bellucci, gioca a viso aperto e può recriminare per i pali colpiti e per le occasioni create. Sull'altro fronte, la squadra di Mazzarri è molto cinica e brava a colpire altre due volte, grazie a Paolo Sammarco al 57esimo e con Antonio Cassano a 7 minuti dal termine. Negli ultimi anni i bergamaschi si erano rivelati bestia nera per i colori blucerchiati. Il 7 dicembre 92 un gol di Maurizio Ganz spiana la strada all'Atalanta di Marcello Lippi, che in contropiede ancora con Ganz e Rambaudi punisce i blucerchiati, a cui non bastano Mancini e Corini. Ancora 2-3 il 24 marzo 96. La Samp di Eriksson si fa rimontare l'iniziale doppio vantaggio. Segnano sotto la sud Balleri e Enrico Chiesa, che raddoppia sfruttando l'assist di tacco di Mancini. Nella ripresa, diagonale di Vieri, deviato nella propria porta da Balleri, poi il 2-2 di Morfeo e il gol sorpasso di Fortunato con un bolide dalla distanza. Nell'Atalanta anche Franco Rotella, nella Samp Mihajlovic e Sedorf in giornata negativa. Il 20 ottobre 96 Jacopino e Veron nel primo tempo mettono invece la firma sul 2-0, che regala il successo alla squadra di Eriksson su quella di Mondonico. Giovani titolari su entrambi i fronti, con i sandoriani Jacopino e Carparelli più bravi in quell'occasione della coppia bergamasca formata da Gigi Lentini e Pippo Inzaghi. Il 21 marzo 2005 la Samp di Novellino spreca un'ottima chance in funzione Champions League. L'Atalanta di Delio Rossi, ultima in classifica, sbanca il Ferraris, sbloccando subito il risultato con il nigeriano Makinwa. Makinwa, controllo, limite, buono il pallone a sinistra per adesso Bellini, il traversone, il colpo di testa di Volpi, la rete di Makinwa, Atalanta in vantaggio! Al 16esimo Calderoni respinge di piede un rigore di Francesco Flacchi. Parte Flacchi, parata di Calderoni con una gamba. Calderoni con un piede ha ribattuto il rigore di Flacchi. Una punizione capolavoro di Doni punisce però momentaneamente la sua ex e futura squadra, regalando il provvisorio 1-1. Doni a sorpresa e gol! Il gol di Doni al 30esimo minuto del primo tempo. Bernardini, palla verso Natali e il gol di Natali! Firma il 2-1 che regala 3 punti ai nerazzurri ospiti. Il 28 febbraio 2007 va decisamente meglio a Novellino, che la spunta sul collega Colantuono. Si gioca di mercoledì alle 15 con la gradinata sud semivuota e striscioni di protesta contro il calcio mercificato. Questa volta la rimonta è della Samp, momentaneamente sotto per la rete iniziale di Nicola Ventola, con Bastrini troppo ingenuo nell'occasione. Per Quagliarella e compagni la giornata sembra stregata, ma al 73esimo un tiro dalla distanza di Palombo, fortuitamente deviato da Bazzani, porta i padroni di casa al pareggio. Il gol del successo arriva a 5 dalla fine, quando Ziegler crossa da sinistra e l'arbitro Orsato vede un fallo di mano di Talamonti. Inutili le proteste ospiti, Sergio Volpi dal dischetto non dà scampo a Calderoni. La nuova carrozzeria Sturla vi aspetta con una nuova gestione. Carro attrezzi gratuito, garanzia a vita. Via al torrente Sturla, 9 Rosso.